comunisti hanno assalito una riunione di veterani. Parecchi poliziotti feriti dal lancio di mattoni e tegole. La mischia durerà circa un'ora. È la più grave che i comunisti abbiano provocato da 6 anni in qua. Alla fine le forze dell'ordine avranno il sopravvento, respingendo l'irruzione dei dimostranti da Berlino Est. Il Campidoglio riunisce nella sala della Protomoteca il congresso dell'Associazione Stampa Latina d'Europa ed America, che Re Bechini saluta a nome di Roma. Il ministro Ermini siede alla presidenza col professor Arangio Ruiz e il sottosegretario Manzini, il quale indica come base di un rinnovamento civile la tradizione latina e cristiana. E il presidente Bonnefous si appella al messaggio europeo di umanità e fratellanza. Il cardinale Tisserand raggiunge la riva e di lì un rimorchiatore su cui celebrerà la messa e impartirà la benedizione ai pescherecci. Dalle barche i fedeli intrecciano la preghiera al coro delle onde. Più tardi quel coro accompagna l'inno dei bambini in costumi floreali. Sfilano prima di disporsi viva siepe lungo il corso dei carri. Avanzano in fantastiche aiuole, animali e case, finché con una grande aragosta i giardini della terra rispondono agli orchi del mare.